Presidente, colleghi, Ministro Quagliariello, nel giorno dell'insediamento del vostro governo, la Lega Nord ha espresso un voto di astensione perché il Presidente Letta, nel suo intervento, ha saggiamente parlato di riforme e di tempi certi per la loro realizzazione. Ora però, dopo 3 mesi, è giunto il momento di fare un bilancio, sia rispetto all'azione generale di governo, sia rispetto al fronte delle riforme. Caro Ministro Quagliariello, il governo a cui lei appartiene e la maggioranza che lo sostiene sono un vero disastro. Non ho mai visto una maggioranza così ampia di governo e così sgangherata, ma non ho neanche mai visto che a sparare ogni giorno addosso a Letta o a uno dei suoi ministri siano i più alti esponenti dei partiti che compongono la compagine di governo. Mi sia consentita la battuta. Con un Brunetta e un Renzi al giorno si toglie il governo di torno. Ma in opposizione non sembrano esserci solo i partiti di maggioranza, sembrano esservi anche alcuni ministri e sottosegretari che, parlando a vanvera e a ruota libera, dimostrano la loro inadeguatezza rispetto al ruolo che ricoprono e mettono oggettivamente in difficoltà il Presidente del Consiglio. Ma lasciamo perdere le persone e andiamo ai contenuti. I provvedimenti assunti sull'IMU e sull'IVA sono una vera barzelletta. Al posto che abolire definitivamente l'IMU, come noi avevamo fatto con l'ICI, e cancellare l'incremento dell'IVA, le avete solo rinviate e tra l'altro lo avete fatto senza copertura. Uno Stato che per rinviare l'incremento di un'imposta chiede l'anticipo di un'altra imposta pari o superiore al 100%, sta facendo una rapina di Stato nei confronti del cittadino. Ma non solo. Un'operazione del genere non può coprire alcunché, perché vista la crescita, o meglio la decrescita dell'economia, il gettito degli acconti, ancorché al 100%, sarà inferiore a quello previsto dai tendenziali. E quindi usare questa operazione come copertura è fare un falso in bilancio e certificarlo. Ma anche su tutto il resto, l'azione di governo è una tragedia. Il vostro motto è non decidere, differire, spostare, non fare, sopire, troncare, sopire, avrebbe detto il vecchio conte zio dei promessi sposi. Altro che il decreto del fare. Qui siamo passati dai decreti mille proroghe a un governo mille proroghe. L'unico decisionismo lo avete dimostrato solo quando ci sono state da fare le nomine. Su quelle al primo colpo la quadra l'avete trovata subito. E avete sistemato tutti nel cimitero degli elefanti, della pubblica amministrazione, amici e parenti, con buona pace dei debiti pubblici e della meritocrazia. Lo stesso decisionismo l'avete dimostrato solo quando avete fatto un decreto legge per far uscire dalle carceri migliaia di delinquenti mettendoli in condizioni di tornare a delinquere visto che si tratta anche di recidivi. Caro Governo, il numero e la capienza delle carceri va parametrato al numero dei reati commessi e non il contrario. Se una buona parte della popolazione carceraria è costituita da cittadini extracomunitari o stranieri che vadano a scontare la pena nel paese di provenienza, risolvendo da una parte il problema del sovraffollamento carcerario e dall'altra liberando risorse che rendano la detenzione uno strumento di rieducazione e riabilitazione e non solo di punizione. Ma lasciamo perdere l'azione generale di governo, ci vorrebbero dei giorni per commentarla. Purtroppo, anche sulle riforme rischiamo di andare per le lunghe. Letta nel suo discorso aveva parlato di 18 mesi per realizzarle, ma da allora sono già trascorsi 3 mesi e siamo già a 21 mesi. Ai 21 mesi bisogna aggiungere i 4 mesi necessari all'approvazione del Comitato e siamo così arrivati a 25 mesi, superando in questo modo anche il periodo di gestazione di un pachiderma. Di più, il testo originale del governo parlava di assicurare entro 18 mesi il varo della riforma, mentre il testo della Commissione è passato a un più debole consentire, che in termini di certezza dei tempi,
mi consenta, mi fa venire in mente la battuta «Mia figlia è incinta, ma solo un pochettino». Comunque sia, io continuo a crederci, nonostante che solerti convocazioni di altre aule sembrino dimostrare il contrario. Caro senatore Mauro, non è vero che non si è parlato di titolo quarto. Ieri abbiamo occupato la giornata a parlare del titolo quarto. Noi abbiamo dato il nostro contributo in commissione facendo approvare numerosi nostri emendamenti che hanno reso certi il Comitato e la sua operatività. E il nostro contributo abbiamo continuato a darlo anche in quest'Aula con tanti ordini del giorno che pongono i paletti per la prossima scrittura della riforma. Ma quando arriveremo al dunque, non dovrete né potrete tradire la nostra fiducia. Cara Presidente Finocchiaro, caro Ministro Quagliariello, fatevi tanti bei nodi al fazzoletto quanti sono i punti che ora andrò a denunciarvi. Primo, il numero dei parlamentari non va ridotto per finta, va dimezzato veramente, tenetelo a mente. 500 fra deputati e senatori bastano e avanzano. Secondo, Senato federale. Il Presidente Letta nel suo intervento ha parlato di un vero Senato federale, come noi lo vogliamo, e non di un papocchio fatto solo per accontentare gli attuali senatori o chi lavora nel palazzo. Terzo, premierato forte o semipresidenzialismo. Io personalmente non sono innamorato di uno dei due modelli, ma pretendo una formula che prevedo che il governo possa governare, che il Parlamento possa legiferare e indirizzare l'esecutivo e che l'opposizione possa svolgere la propria funzione di controllo e di garanzia. Quarto, federalismo, ma questa volta lo si faccia veramente, stabilendo una volta per tutte che cosa deve fare lo Stato, che cosa devono fare le regioni e che cosa gli enti locali. Ma attenzione, non vorrei mai che qualcuno tentasse, con la scusa di mettere ordine al terzo comma dell'articolo 117, di riportare tutto in capo allo Stato, cancellando quel po' di federalismo presente nella nostra Costituzione. Caro Ministro, noi vogliamo più federalismo e meno centralismo. Ho parlato di centralismo, non di centralino. Ministro, per favore. Comunque, senatore Calderoli, si può anche andare avanti. Grazie. Le bozze che escono clandestinamente dal suo dipartimento non ci piacciono, glielo dico chiaro. Ministro avvisato, ministro mezzo salvato. Federalismo fiscale. Questa riforma dovrà, come ha detto il Presidente Letta, stabilire una più equa ripartizione delle entrate fiscali fra centro e periferia e dovrà essere l'occasione per dare piena attuazione al federalismo fiscale approvata nella precedente legislatura, a partire dai costi standard incredibilmente messi nel cassetto dal governo Monti. Se venissero applicati anche solo i costi sanitari pro capite della regione Lombardia in tutte le regioni, avremmo un risparmio strutturale di 27 miliardi di euro all'anno, un'intera finanziaria, altro che le vostre coperture per Ivo Ima, glielo dica Saccomann. Sesto, a noi interessano anche le macroregioni, che non dovrebbero interessare solo al nord, ma anche e soprattutto al sud e a quelle regioni. È recidivo, Presidente. E quelle regioni che sono addirittura più piccole delle attuali province. E a proposito delle province, e mi riprendo quello che ha detto dal collega Mauro prima, il disegno di legge del governo sulle province è una vergogna. Basta con la politica degli annunci e testi scritti in fretta che, fra l'altro, con le norme transitorie, rimettono in essere come prima le vecchie province. Si lega piuttosto alla mia proposta che le trasforma in enti locali e regionali, la cui competenza ordinamentale esclusiva spetterà alle regioni. Ciascuna regione dovrà e potrà decidere sul numero e sul ruolo delle province in base alle proprie necessità. Questo è federalismo. Concludendo, noi voteremo sì a questa legge, ma da ora partirà il timer, che per lei e per il Presidente Letta sarà il timer di una bomba a mano. Se non si dovessero realizzare
le riforme nei termini stabiliti, verrò io stesso a prendere a casa lei e il presidente Letta e, tirandovi per le orecchie, vi porterò in ginocchio sui ceci del presidente Napolitano a rassegnare le dovute dimissioni. E questa non è una battuta, è proprio una minaccia. Grazie.